Buongiorno a tutti, alle persone presenti qui presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma 3, innanzitutto ai relatori, come sempre Giovanni, Lorenzo Pedretti, Roberto che adesso appunto lo trovo brevemente, e buongiorno anche a chi ci segue nella diretta Facebook. Mi avvicino col microfono proprio per consentire la diretta. Siamo qui oggi nel secondo seminario del progetto per l'esame robusto cittadinanza europea, un progetto cofinanziato dal Dipartimento di Scienze Politiche di Roma 3 e dalla Regione Lazio. Si è già svolto il 9 marzo il primo seminario e la caratteristica di questi seminari, oltre all'estrema competenza dei relatori che sono riusciti a raccogliere intorno al tavolo, è anche quella di voler avere un taglio pragmatico e in qualche misura divulgativo, proprio perché è destinato al grande pubblico, speriamo, di fede. Già nella prima occasione abbiamo avuto un buon riscontro di audience, confidiamo che anche in questo caso si possa raggiungere il medesimo obiettivo, perché la nostra obiettivo, il principale obiettivo, missione del progetto è proprio quello di diffondere con maggiore consapevolezza di cultura giuridica europea nel settore ampio della cittadinanza europea e eventualmente nelle aree che compongono questa cittadinanza. Infatti oggi il titolo del seminario odierno è il cittadino consumatore, nella misura in cui l'essere cittadini europei, cioè cittadini di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, assicura a questi cittadini una speciale protezione come consumatori, una protezione che forse, senza forse potremmo dire, in qualche misura unica a livello mondiale. Ora farò una breve introduzione, poi darò rapidamente la parola al relatore, un'introduzione destinata soprattutto agli studenti e a chi conosce poco la politica di protezione dei consumatori a livello europeo. Ora, nei trattati originali, quindi firmati a Roma della Comunità Economica Europea, non vi è una specifica competenza DOC in materia di protezione dei consumatori. C'erano dei riferimenti, c'erano dei cenni sia nella politica agricola comune sia soprattutto nella disciplina della libera concorrenza, che come vedremo oggi ha svolto un ruolo fondamentale nella relazione. Dicevo, non c'era quindi una focalizzazione sulla protezione del consumatore all'origine del processo di integrazione europea. Una maggiore consapevolezza si sviluppa solo a metà degli anni 70, con la costituzione del Consumer Consultative Committee e soprattutto con la risoluzione del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 1975, che introduce il primo programma preliminare della Comunità Economica Europea per una politica di protezione e informazione del consumatore. Da quel momento, dalla metà degli anni 70, almeno dalla metà degli anni 70 del secolo scorso, c'è stato un forte attivismo delle istituzioni europee che sono intervenute in tanti settori di interesse del consumatore, dai contratti del consumatore, alla protezione della salute, ai viaggi, a molteplici aree in cui si assumeva sempre più consapevolezza della necessità di una protezione anche non solo nazionale ma transnazionale. Di questo attivismo hanno beneficiato molto i vari paesi membri dell'Unione Europea nel tempo. L'Italia è sicuramente uno di quelli che ha beneficiato di più, perché grazie proprio all'attivismo delle istituzioni europee sono state introdotte nel nostro paese una serie di legislazioni che prima erano inesistenti. Solamente con il trattato di Maastricht del 1992 la politica di protezione dei consumatori diventa una politica autonoma. In parte, perché da un lato evidentemente diventa centrale e quindi elemento da prendere in considerazione in tutte le politiche svolte dall'Unione Europea. Dall'altra parte, come è scritto nell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, rimane una competenza concorrente che in qualche misura, non voglio dire che è ancillare, ma si sposa sempre con la realizzazione del mercato interno. Infatti nell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento abbiamo al secondo comma la lettera A e la lettera A e la politica di protezione del consumatore come competenza concorrente, come sanno bene gli studenti, dell'Unione Europea. E la lettera B c'è invece la politica di sostegno alle politiche nazionali, che quindi è una competenza
Ora, è vero che l'articolo 38 di Nizza, della Carta di Nizza, contiene anche il riferimento a questo consapevole, tuttavia una lacuna che è ancora presente nei trattati è quella per cui negli obiettivi di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea non è prevista come obiettivo la protezione dei consumatori. Vero questa base normativa, allora di questo Parlamento generale, il relatore di oggi che ho convocato, che gentilmente hanno accettato di essere di parlare oggi, che abbiamo invitato, vorrebbero trasmettere tramite il seminario odierno una conoscenza più approfondita, se volete, dicevo appunto, pragmatica, di ciò che fa oggi l'Unione Europea per i consumatori, l'Unione Europea e le istituzioni che lavorano con il diritto dell'Unione Europea e con il diritto nazionale. Quindi abbiamo Roberto Sonnella, qui alla mia destra, dell'autorità antitrust della concorrenza del mercato, che è un vincitore dei temi europei, che aveva scritto diversi libri su questo tema, ma anche in questa sede ci parlerà soprattutto di quello che fa l'autorità garante della concorrenza del mercato in Italia, seguendo le linee evidentemente della legislazione europea a protezione del consumatore. Abbiamo poi un'altra esperienza, sempre europeistica, è quella che ci presenterà l'avvocato Lorenzo Pecoretti del Centro dei Consumatori Italiani, dell'ISIS-NET, cioè di questa rete di centri di consumatori cofinanziata dall'Unione Europea e che vuole diffondere evidentemente l'informazione, la conoscenza dei diritti per i consumatori. E poi abbiamo chiamato anche, last but not least, Luisa San Giovanni, segretario generale di Altro Consumo, la quale porterà al tavolo sia l'esperienza di un'associazione di consumatori operante in Italia, sia l'esperienza del BEUC, cioè della federazione di associazioni di consumatori che opera a livello europeo a Bruxelles. Ora, insomma, mi sono dilungato veramente molto in questa breve introduzione, seguirò l'ordine che abbiamo nella nostra locandina, quindi darei anzitutto la parola, ringraziando nuovamente, a Luisa Casi Giovanni di Altro Consumo. E sposto anche il microfono in maniera tale che si possa ascoltare bene. Grazie mille per l'invito e questa opportunità di sostanzialmente condivisione dell'esperienza oltre che della conoscenza per dare veramente la possibilità di avere un empowerment dei consumatori che sia anche digitale, non soltanto quindi il consumatore che entra nel negozio della strada, ma che in qualsiasi momento, 24 ore al giorno, appunto, può fare acquisti e di fatto essere in realtà padrone del mondo, perché la rete come in realtà la cronaca ci ricorda proprio in queste ore, è una fonte di grande opportunità oltre che di rischi. L'organizzazione che rappresento è la prima e la più diffusa organizzazione di consumatori che esiste in Italia. Abbiamo oltre 390.000 soci. Io vi lavoro dalla fine del 94 e mi sono avvicinata, in questo interessante, alla tutela del consumatore perché in realtà è un'esperta di diritto comunitario. E questo si ricollega moltissimo a quello che ha detto il professor Torino, perché in realtà il 70-80% delle norme a tutela del consumatore che sono state codificate nel nostro ordinamento, oltre che nell'ordinamento di tutti gli Stati membri, è di derivazione comunitaria. Quindi in realtà sono state successivamente codificate nel codice del consumo, in alcuni casi sono entrate nel codice civile, ma sono state scritte appunto a livello comunitario, quindi promosse dalla Commissione europea, dal commissario Emma Bonino, ma non solo, e ovviamente volute, fortemente volute dalla federazione in cui appunto Altro Consumo fa parte, che è il BEUC, che stabilmente dagli anni 50 rappresenta i consumatori appunto a Bruxelles. Noi apparteniamo a questa federazione e appunto scambiamo di continuo quelle che sono le nostre esperienze, quindi c'è una condivisione che poi prende la forma di position paper che vengono portate all'attenzione del Parlamento europeo piuttosto che della Commissione europea con altre 43 organizzazioni di consumatori.
lo stesso tipo, diciamo, di scambio di conoscenza avviene anche con quella che è la federazione internazionale di cui Autoconsumo fa parte, che è Consumer International, che lavora appunto su scala mondiale e raggruppa oltre 200 organizzazioni di consumatori, con ovviamente sfide davanti a problematiche diverse, pensate ai vari continenti, Europa, Africa, Asia, Australia, America, ma che talvolta si raggruppano intorno a quelle che sono sfide che danno accesso a servizi magari con caratteristiche diverse, ma che sostanzialmente sono le stesse: il diritto di scegliere, il diritto di essere informati, il diritto, no, a avere una difesa, quindi l'accesso alla giustizia, che si tratti di acqua o di acqua con determinati standard di qualità e quindi di accessibilità anche in termini di prezzo, perché di accessibilità di per sé stessa. Dicevo, Autoconsumo è una realtà che è nata a Milano nel 1973, abbiamo 12 rappresentanti regionali, ma eroga i suoi servizi fin, diciamo, dall'inizio, puntando essenzialmente su quello che è il diritto appunto a essere informati, quindi attraverso le proprie riviste, ma sempre di più con una digitalizzazione direi spinta della nostra consulenza, di quelle che sono anche tutte le attività che una volta venivano solo sulla carta. Dei diritti dei consumatori che sono entrati a far parte, diciamo, del codice del consumo, l'articolo 2, che è il decreto legislativo 206 del 2005, vi ha accennato appunto prima, forse il professor Torino, però ecco, questi sono un po' il cardine da quale in qualche modo emanano poi tutta una serie di dispositivi normativi, che poi diventano il contratto, che poi diventano il rapporto con il fornitore di servizio, che poi diventano l'attività dei by day di organizzazioni come la nostra, che cercano appunto di verificare se quello che è scritto nella norma poi effettivamente è rispettato nel mercato, e se qualcosa non va ovviamente cerchiamo di segnalarlo alle autorità di vigilanza, nonché talvolta anche di chiedere al legislatore di normare diversamente o di colmare delle lacune. Facciamo parte, perché questo è uno dei diritti, per esempio, previsti dal codice del consumo, di quello che è il Consiglio Nazionale dei Consumatori Utenti, che è questo organismo consultivo che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che per la verità ultimamente sta avvenendo poco, e che in termini di rapporto, forse non dico così benefici, ma diciamo di efficacia, di capacità di incidenza su quelle che sono ovviamente i processi della vita istituzionale, ha veramente poca presa. Benché, ecco, le associazioni che vi risiedono cerchino di cercare di avere un dialogo con sia le istituzioni che con il mercato. Recentemente, proprio martedì scorso, per esempio, si è riunito il Consiglio ed è stato siglato un protocollo con una società che gestisce appunto la rete gas per consentire, per esempio, la gestione giudiziale delle controversie con le associazioni firmatarie, e quindi stabilire una specie di canale preferenziale per risolvere molti dei problemi. Nel protocollo di conciliazione è previsto, per esempio, anche il fatto che le associazioni gestiscano degli incontri sul territorio per informare la cittadinanza sui rischi, no, una corretta gestione, per esempio, del proprio impianto di gas, per prevenire possibilmente degli incidenti come quello che purtroppo si è verificato proprio martedì. No, un problema, diciamo, di Catania legato ancora una volta di gas andava fuori. Ma questo per dirvi che il panorama delle attività dei consumatori è veramente ampio, sia in termini, diciamo, di aree di intervento che anche proprio di luoghi in cui si esercita l'intervento a tutela dei cittadini, non solo dei soci, dei membri, degli iscritti all'associazione dei consumatori, perché tra le cose che non vi ho detto di Autoconsumo c'è il fatto che Autoconsumo è un'associazione indipendente, vuol dire che noi abbiamo il 90% delle nostre risorse che deriva dalle quote che i famosi 390.000 soci versano all'associazione per ricevere un servizio. Questo non ci impedisce
ovviamente, oltre che di pagare gli stipendi delle circa 300 persone che lavorano professionalmente per il sport consumo, di fare la rappresentanza nel nome degli interessi generali dell'associazione, di tutta la popolazione, quindi di tutti i consumatori e cittadini, tra l'altro non solo italiani, ma come dicevo prima, appunto, europei. Però per farlo, ovviamente, abbiamo questo riconoscimento formale previsto dalla legge che nel tempo era la legge 281 del 98, è stata poi tradotta nell'articolo 137 del codice del consumo, che prevede determinati requisiti che definiscono la rappresentatività di un'associazione. Altrimenti domattina qualcuno potrebbe svegliarsi e dire: sai cos'è? Io e i miei amici siamo un'associazione di consumatori. No, allora, secondo il codice del consumo, tu puoi dichiararti associazione di consumatori se hai determinate caratteristiche, devi avere ovviamente il bilancio, deve essere costituito in regola, deve essere costituito almeno 3 anni, devi avere un radicamento territoriale in almeno 5 regioni, devi avere una certa percentuale della popolazione dello 0,5 per 1000, e quindi sono circa 30.000 soci per poter essere ufficialmente riconosciuti. Quindi tutti questi requisiti vengono annualmente verificati entro giugno di ogni anno, e quindi le associazioni che siedono, diciamo, in CNCU, oltre a noi ce ne sono altre 19, sono, per così dire, asseverate dal Ministero dello Sviluppo Economico come effettivamente rappresentative. Perché hanno questi requisiti? E perché svolgono questa attività in modo continuativo. Ora, questa indipendenza, non solo economica ma anche politica, e per quanto ci riguarda sindacale, ci consente di fare che cosa? In realtà essere per davvero la voce dei consumatori. E quindi quando si tratta, per esempio, anche di intervenire nei processi legislativi a Bruxelles, noi contribuiamo ai famosi paper o alle audizioni che, come dicevo, si svolgono a livello comunitario portando delle evidenze. Queste evidenze nascono essenzialmente sia dall'ascolto delle segnalazioni dei nostri soci. Questo prima, diciamo, globalmente noi riceviamo circa 1500 segnalazioni al giorno, sono circa più di 600.000 l'anno, tanto consumo che arrivano ai nostri soci, e svolgiamo più di 3.000 test comparativi ogni anno. Grazie a questi test comparativi non soltanto informiamo i consumatori, ma appunto forniamo delle prove, forniamo delle indicazioni per corroborare le nostre richieste, quindi le nostre indicazioni politiche. Questo lavoro, dicevo, spesso viene forgiato dai colleghi che sono appunto stabilmente in Europa per suggerire appunto cosa fare e cosa non fare alla Commissione Europea spesso. E questo lo si fa in un esecutivo di cui appunto faccio parte, che cerca appunto di guidare questo processo di advocacy. Però questo non sarebbe sufficiente se non avessimo appunto dietro di noi questa che è la famosa sfida del soddisfare quotidianamente le esigenze dei nostri soci. Noi è vero che siamo radicati a Milano, quindi in Lombardia abbiamo circa 100.000 soci, ma siamo presenti su tutto il territorio nazionale e lo siamo da oltre 40 anni. Siamo nati nel 1973, ma non siamo rimasti quelli che erano, no? Che sono nati in un garage di via Garibaldi. Io non c'ero, allora tra i fondatori voglio ricordare Anna Bartolini, con cui ho avuto l'onore di lavorare. Però ecco, il punto è che si deve evolvere, perché il mondo cambia, quindi se prima la gente sostanzialmente leggeva, ora fruisce per esempio di una lezione non soltanto in aula, ma anche attraverso le pagine di Facebook, ma anche attraverso i tutorial di YouTube scopre che cosa sia la MiFID piuttosto che come tutelare i propri dati personali. Quindi bisogna saper rispondere a queste sfide. Io qui voglio ricordare alcuni degli ambiti di intervento del nostro, diciamo, del 2016, perché in realtà la rendicontazione delle nostre attività che parlano, no, infatti parlano di più di tanti altri discorsi, era presentato da alcune campagne, per così dire, che sono state sintomatiche, rappresentative, diciamo, dello sforzo fatto, che appartengono per esempio all'area della salute, quindi una grande battaglia fatta sostanzialmente per garantire l'accessibilità
con i farmaci, quindi fare in modo che da una parte combattere i sovrapprofitti delle alcune compagnie farmaceutiche, perché questa, diciamo, ineguaglianza in realtà poi si ripercuote in non accesso alle cure. Ci sono stati dati abbastanza pesanti richiamati dal Censis di circa 12 milioni di persone in Italia che non si curano o ritardano il loro curarsi perché appunto diventa troppo oneroso, o pagano di tasca propria. Ricordo che il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito, e questo perché magari ci sono delle posizioni dominanti tutelate in qualche modo dalla proprietà intellettuale, della scoperta, che sono riuscite a spuntare comunque dei prezzi eccessivamente alti e che quindi di fatto non possono essere erogati al Servizio Sanitario Nazionale, comunque non c'è la possibilità di accedere. E di queste storie, per esempio, ci siamo occupati nel 2014 a proposito del nuovo farmaco che curava la macrolopatia, che costava oltre 1.500 volte di più, per esempio, che il suo quasi generico, non era un generico, diciamo, era una molecola l'equivalente, era diciamo, una storia che in realtà noi abbiamo raccontato, peraltro partendo proprio da alcune segnalazioni dei nostri soci, ma che ha visto anche l'intervento dell'autorità antitrust e che in qualche modo è intervenuta per sanzionare a questo uso. Per arrivare fino anche a Aspen Pharma, un caso di un altro antitumorale che è stato sanzionato e che sostanzialmente ha visto un dumping tra stati, per cui alcune autorità agenzie, diciamo, per il farmaco hanno negoziato dei prezzi relativamente ribassi in alcuni stati, in altri hanno avuto, diciamo, trattando il farmaco come una merce con tutte le altre, hanno sfruttato dei prezzi migliori e quindi talvolta facevano mancare appositamente il farmaco dal mercato per poter esercitare della pressione sull'agenzia, che quindi avrebbe poi garantito loro un margine, un profitto maggiore. Tutto questo per dirvi che non ci occupiamo soltanto dei test delle lavatrici o delle conciliazioni telefoniche, ma portiamo avanti anche delle battaglie, se volete, di principio, o comunque davvero che dovrebbero cercare di portare in giustizia, cercare di in qualche modo consentire davvero di esercitare delle scelte migliori, per arrivare anche a delle pratiche invece rivolte a target anche più giovani, mettiamola così, la possibilità di acquistare un biglietto per un concerto, per uno spettacolo, senza che venga immediatamente esaurito, oppure con delle tecniche che non consentano, nel caso sia un biglietto aereo, di subire un sovrapprezzo, perché anche questi sono dispositivi che discendono appunto da norme comunitarie e che quindi ci consentono, diciamo, grazie alle segnalazioni di organizzazioni di consumatori di un altro consumo, poi volta l'autorità di intervenire repentinamente e di far sì che la gente sia informata del fatto che il cosiddetto secondary ticket, quindi pagare in altro in qualche modo parallelo, sia vietato e non consentito. Per arrivare anche a delle pratiche come quella di Samsung o di altri ancora operatori che hanno in qualche modo anche qui by default previsto che alcuni dei nostri dispositivi nascessero con delle caratteristiche come una non conformità a quelle che sono la capacità, per esempio, di stoccaggio in memoria di nostri dati, perché già la memoria, quando noi acquistiamo quello strumento, è stata saturata da una serie di app preinstallate che non posso disinstallare. Quindi tutto questo noi spesso lo testiamo, quindi non solo quindi siamo all'ascolto delle situazioni dei soci, ma attraverso i nostri test riusciamo poi a dimostrare che cosa funziona e che cosa no. E come dicevo, questo viene poi trasferito all'autorità di vigilanza. Un altro caso esemplare, partendo proprio dalla pratica, è quello del consumo dei carburanti, cui poi, diciamo, si è collegato lo scandalo del famoso defeat device, ha parlato peraltro report nel discorso di un bellissimo servizio sulle emissioni. Insomma, noi ben prima che nascesse lo scandalo, il famoso scandalo
di Volkswagen che aveva preinstallato le auto, delle centraline che sostanzialmente simulavano delle minori emissioni di NOx durante le prove di omologazione per avere l'omologazione diciamo alla classe Euro 6, e noi invece portando le auto non solo in laboratorio ma anche su strada abbiamo dimostrato come il sistema, peraltro previsto appunto in Europa sulle omologazioni, fosse un sistema fallace, perché in realtà per simulare bassi consumi per esempio di carburanti le auto di fatto venivano cerottate piuttosto che le gomme dei pneumatici gonfiate a dismisura, quindi non simulavano delle situazioni reali, e noi abbiamo chiesto insieme alla associazione dei consumatori di tutta Europa che invece i test e le innovazioni fossero molto vicine alla realtà, e in questo senso siamo riusciti a modificare un po' il regime di omologazione, non sufficientemente severo, però ecco, questo ha servito a è servito diciamo in qualche modo a riavvicinare alla realtà quello che è il sistema in questo caso codificato a livello europeo. Dopodiché scopriamo lo scandalo Volkswagen, noi abbiamo testato il pre e il post intervento di cosiddetta riparazione della stessa casa automobilistica, non ci siamo nemmeno fermati lì, perché in realtà abbiamo introdotto un'azione collettiva risarcitoria, la prima in Europa è stata introdotta dal consumo, ai sensi del 140 bis del codice del consumo, rappresentando quindi la classe degli interessati, che è ben più ampia dei 90.000 che hanno aderito esercitando l'ottima la nostra azione di classe, circa 650.000 erano i proprietari delle auto coinvolte, che è tuttora in corso, ma rappresentando anche per le altre organizzazioni dei consumatori europei, per gli altri proprietari di auto del marchio Volkswagen che sono stati quindi beffati, perché facendo leva sul fatto di poter rimanere di meno, molte persone si sono di fatto fidate e hanno anche scelto di pagare magari di più per l'auto, cosiddetta green, per poi scoprire che è una driver non c'è assolutamente. Quindi noi questo l'abbiamo dimostrato, e quindi non soltanto in una pagina del nostro giornale, ma anche in un tribunale, e abbiamo appunto dovuto raccolto le adesioni, appunto mettendo in pratica un altro pezzo di quella legislazione che quindi finalmente ha consentito, in questo caso non in Europa, prima in Italia, una difesa collettiva, non solo individuale, perché altrimenti individualmente probabilmente ciascuno di questi proprietari non si sarebbe mosso. Lo abbiamo anche comunicato, come dicevo, e siamo stati un esempio per altre associazioni di consumatori in Belgio, in Portogallo, in Spagna, che si sono mosse in qualche modo con noi. Chi non aveva l'azione collettiva risarcitoria prevista al proprio ordinamento si è mosso in alcuni casi appoggiandosi a giurisdizione legale, ma questo per consentire quel famoso diritto di accesso alla giustizia, che avete visto prima, che non si è parlato prima, previsto appunto l'articolo 2. Del codice del consumo. Altri esempi, per esempio più recenti, sono quelli appunto su quello che è stata la rimodulazione in qualche modo delle bollette degli operatori telefonici, su cui peraltro sono intervenute diverse autorità, non solo AGCOM ma anche Antitrust, perché dopo che c'è stato questo pasticcio per cui i mesi diciamo dell'anno sono diventati per i consumatori non più 12 ma 13 in termini di bollette, in realtà poi si è riusciti diciamo a ottenere che si riportasse alla durata effettiva, se non che poi tutti automaticamente hanno rifatturato nello stesso momento, avrebbero intenzione di farlo a partire già adesso dal 3 maggio una volta questi servizi, ricalcolando il costo che avrebbero inizialmente spalmato invece su 13 mesi. Noi siamo appunto intervenuti già l'anno scorso più volte, ma anche le autorità di vigilanza con noi al nostro fianco sempre. È fondamentale, direi, l'ascolto quando si tratta di questa materia del diritto da tutela del consumatore, perché l'ascolto consente di identificare quelli che sono magari ecco, problemi che la gente spesso neanche denuncia o in qualche modo si dà per vinta perché pensa che sia isolato, quindi è il famoso Davide contro Golia. Ecco, il ruolo dell'organizzazione dei consumatori è proprio quello di essere dei facilitatori, come dicevamo prima col professor Torino, prima di arrivare qui in aula,
essere quindi degli intermediari tra coloro che cercano la soluzione e la soluzione stessa, sui nostri siti, sul nostro sito di Antroconsumo, ma anche di altre organizzazioni, di consumatori, anche del centro, ci sono spesso delle lettere tipo. Se andate sulla pagina dell'Antroconsumo, nella sezione reclamare, trovate le statistiche, i tassi di risoluzione anche delle nostre risoluzioni che vediamo, di quanto veloci siamo a rispondere, però anche l'esperienza di altri consumatori è in qualche modo talvolta la mia, no? Viviamo nell'epoca della condivisione, quindi il fatto di condividere l'esperienza di altri e di avere in qualche modo un aiuto da parte dell'associazione, già anche di sapere a chi rivolgersi dall'altra parte, quando si tratta di un operatore che non sta servendo meglio il proprio cliente, è in qualche modo anticipare il problema e non aspettare, no, che si incancreniscano, quindi cercare di capire bene se c'è un problema nella forma di quel contratto, se sono io che ho firmato alla leggera qualcosa e quindi se c'è qualcosa che appartiene alle modalità, nel modo in cui è stato magari è stato venuto bene, proposto un servizio, oppure effettivamente si tratta di una pratica non scorretta. Ma la rappresentanza, la difesa non si svolgono appunto sempre di più soltanto nei palazzi, nelle aule dei tribunali. Abbiamo anche cercato in questi anni di avvicinare le persone, proprio perché noi abbiamo una presenza territoriale che è fatta di 12 rappresentanti regionali che non hanno però gli sportelli, perché appunto noi lavoriamo molto online. Abbiamo deciso di organizzare dei festival. Da quando abbiamo compiuto 40 anni, abbiamo organizzato delle grosse feste per avvicinare le persone, per spiegare alle persone il nostro lavoro, 3 a Ferrara e 2 a Milano. E l'ultimo festival, vi invito poi ad andare a vedere quello che è la. Ho filmato l'intitolativo di quello che è stato, ha riguardato proprio il tema del Big Data, e di come in realtà l'internet delle cose ci circonda, quindi da smart metering a accensione appunto di locandari a distanza, e di come in realtà tutto questo ci riguarda molto da vicino. Ve lo faccio vedere rapidamente se parte. In realtà un video in cui abbiamo ingaggiato come testimone d'eccezione che sta ecco, forse riusciamo a vedere questo in realtà è il video su di noi, non era quello che forse quello che spiega cosa siamo, non quello del festival, che comunque va bene, però riassume un po' quello che vi ho detto. In realtà quello che volevo lanciare era quello del festival. Bello da fiato, sì. Raccogliamo il pensiero di tanti, lo trasformiamo in intelligenza collettiva. Bella questa. Cerchiamo di condividere valori, di esprimere vicinanza, combattiamo le battaglie un po' di tutti e cerchiamo di farti contare di più, no? La scientificità dei test al servizio di tutti, l'indipendenza, la garanzia di quello che facciamo, e vabbè, cerchiamo di semplificare la vita, questo è il mantra. Ecco, non era quello che volevo mandare comunque ve lo andrete a vedere sicuramente su internet. Dicevo, la comunicazione. Anche questo che si fa. È partito il video in tutto il tempo. Penso che questo.
ecco, questo penso che non sia bravissimo. Non so come bloccarlo, se non c'è una sigla, se magari capisci che stavo cercando di chiudere. Ci vediamo un po'. Ok, ho bloccato l'audio, quanto bene. Dicevo, a parte l'iniziativa fatta a Milano, che peraltro quest'anno avrà come tema, a fine settembre, la sostenibilità, la comunicazione è sempre più social, e più social vuol dire che anche una serie di risposte che diamo anche ai fan di Facebook, piuttosto che su quello che è la pagina, diciamo, Twitter e altro ancora, però ci sono delle iniziative che riguardano anche campagne come quelle legate alla sicurezza dei prodotti, che non sempre riescono, diciamo, a arrivare con quella tempestività che talvolta sarebbe necessaria, nonostante ci siano dei sistemi, quelli ufficiali delle realtà APEX, o che riguardano appunto la comunicazione con le strade che danno invece legate con le unità gestite dall'autorità della sicurezza, diciamo, comunicazione e sicurezza alimentare, e che in realtà noi cerchiamo di gestire appunto anche attraverso i nostri vari canali social, proprio cercando di tornare, come dicevo prima, essere all'ascolto, ma anche agire laddove ci sono ovviamente delle iniziative che devono essere prese tempestivamente, come è stato il caso adesso ovviamente di quello che è lo scandalo legato alla vendita, possiamo dire, dei dati da parte di Facebook, di Cambridge Analytics, ad alcuni, la condivisione in realtà di questi indirizzi di amici che avevano accettato evidentemente, forse non consapevolmente, che alcune app drenassero gli indirizzi dei propri amici, che tutto si è tradotto, lo sapete, è cosa di questi giorni, nello scandalo di 50 milioni di indirizzi che sono stati monitorati a saputa delle persone per poi poter fare delle proiezioni elettorali, ragione per la quale sia Altroconsumo ieri che le associazioni di Altroconsumo lavoro a livello europeo si sono rivolte a Facebook, hanno sollevato come un problema legato appunto alla responsabilità di questi comportamenti, non solo quindi all'autorità garante per tutte le date personali, ma anche direttamente al operatore del mercato, perché possano riconoscere in qualche modo che in questo mercato che sta cambiando in realtà i dati contano, e quindi io voglio non soltanto poter o filare o impostare, diciamo, dei dispositivi, diciamo, sui miei vari social network in modo adeguato, ma laddove c'è il valore che viene estratto da questi dati da parte dell'azienda, questo possa tradursi, diciamo, in un servizio o in qualche modo in un riconoscimento di quel valore anche al consumatore. Ovvio che già così, perché voi quando andate oggi sulla stessa pagina del giornale e fruite gratis l'informazione, vuol dire che state pagando altrimenti. Però ecco, questa consapevolezza da una parte non c'è ancora, e dall'altra è bene che in qualche modo possa generare del valore, noi riteniamo, anche per i consumatori. Quindi i miei dati contano è l'hashtag, se volete, di una campagna che tra l'altro abbiamo lanciato lo scorso giugno, insieme anche qui a una petizione che ha raccolto circa 5.000 firme con altre associazioni di consumatori europei, proprio per sensibilizzare sia i consumatori ma anche gli operatori del mercato rispetto a questa questione. Quindi l'innovazione in generale, anche negli approcci, è fondamentale. Quindi il paradigma non è soltanto quello delle regole, ma quello di avere un dialogo, una dinamica con tutti gli operatori del mercato che li veda protagonisti, da consumatori, ma anche, diciamo, da operatori che riconoscono nelle organizzazioni dei consumatori un aggregatore di questa domanda. E altri esempi ne sono, diciamo, non soltanto l'azione di classe, che ho citato Dieselgate, ma posso citarvi anche un'altra azione legata al monotrasporti, quella della Station Code 3 Nord. Bene, siamo riusciti a fare in modo che a causa di quel famoso problema legato al software che aveva procurato in Italia oltre 6.000 persone, almeno 3.000 di queste hanno ottenuto un risarcimento di ben 100 euro grazie all'intervento che è durato 5 anni, ma che
ha implementato quel famoso articolo del codice del consumo che consente l'azione DAS. Abbiamo anche altresì aggregato delle persone per consentire di approfittare dell'apertura del mercato e quindi passare dalla maggior tutela a altri operatori che potessero essere, diciamo, profittevoli per loro. Ovviamente ciascuno può andare a guardarsi sul sito, sia dell'autorità dell'energia e del gas, ma anche della stessa organizzazione del consumatore più appartenente, anche il consumo, quale sia il miglior fornitore, però anche qui per vincere l'inerzia del singolo, quello che l'organizzazione del consumo ha fatto è stato quello di organizzare un'asta, farsi fare le migliori offerte dai fornitori di energia e gas, e quindi già nel 2013 in realtà abbiamo lanciato la prima offerta. La prima asta per i fornitori, abbiamo organizzato il primo gruppo di consumatori interessati a cambiare fornitore e abbiamo fatto mediamente risparmiare alle persone circa, erano intorno ai 150-170 euro. Quindi sono stati anche qui, diciamo, dei tentativi di innovazione, se volete, nei rapporti tra associazioni e mercato. Il coinvolgimento è chiave, ce lo ricorda anche la commissaria per i consumatori dell'Europa, è chiave una parola che ultimamente tiene in Europa sempre di più, enforcement, cioè implementazione, applicazione del diritto, non basta, le regole sono state scritte e sono state dette intorno agli anni 70, siamo in una fase di revisione di questo processo, prossimamente nell'Assemblea Generale del BEO che si terrà a maggio, si parla di New Deal. Quindi si rivedranno un po' queste regole per capire se sono ancora adeguate. Però ecco, è importante che siano soprattutto applicate, che siano utilizzate, conosciute da non solo dedicati ai lavori, ma dai cittadini a cui sono destinate. E non siamo ancora qui, e quindi sono assolutamente lodevoli iniziative come questa, e speriamo che possano propagarsi il più possibile, perché altrimenti non c'è la famosa terza parola, il power, non c'è nessuna capacità poi di agire a nulla servono le regole. Quindi social media, velocità, convergenza tecnologica e pluralità di mezzi di informazione sono le sfide per tutti noi, professionali direi anche umane, però questo richiede ancora più di prima, direi, consapevolezza, ancora più di prima la necessità di avere dei punti di riferimento. E in qualche modo noi speriamo di essere un po' il vostro, però ecco, chiediamoci tutti i giorni che noi consumatori dobbiamo essere, insomma, se essere un po', non dico dei superman o delle superwoman, ma essere davvero un pochino più protagonisti e cercare di informarci prima di agire. Noi abbiamo in questo senso sviluppato anche una sezione cultura, anche ospitato un corso fatto con la collaborazione dell'Università Milanese, l'Università di Bocca e la Regione Lombardia, che va esattamente nella stessa direzione di questa sezione, cioè creare più consapevolezza, formare gli insegnanti perché possano a loro volta formare altre persone. Il corso si chiamava Consumi e Società, prendendo un po' il nome di sociologo Peroni, però ecco, al di là di questo, in realtà io spero lì trovate anche dei tutorial molto carini, dei video che danno un'idea di quello che la gente sa o non sa a proposito dei propri diritti. Cerchiamo di far aumentare un po' il pane quotidiano. Grazie. Grazie alla dottoressa di altro consumo, la quale ci ha sinteticamente illustrato l'ampiezza della materia di protezione del consumatore, esponendoci veramente dei temi molto disparati. Non so se ci sono domande dal pubblico o da una domanda. Sì, una domanda c'è, però per il microfono si può dire. Sì, grazie per la discussione. Volevo capire se fate qualcosa in merito al marchio CIE, che spesso e volentieri è confuso con CIE, per capire come il consumatore possa sapere se effettivamente il CIE che è riportato in qualunque oggetto corrisponde a, come te lo avevo certificato europeo,
Cioè, so che ci sono degli aspetti, chiamiamoli grafici, di distanza, di corpo, ovviamente quando uno compra, lo va con i numeri, con i centimetri misurati. Quindi lo sapete, so, ci sono delle cose che state pensando di proporre o per tutelare l'uso d'acqua. Sì, come dicevo, diritto alla sicurezza dei prodotti in questo caso è a parte integrante del nostro lavoro e in realtà di continuo, noi facciamo test, sono circa 3.000 l'anno, dove il parametro della sicurezza è un parametro fisso, lo controlliamo, quindi controlliamo anche il fatto che sia veritiero, oltre che diciamo quelle caratteristiche tecniche previste per legge siano rispettate, sia effettivamente anche indicato in modo corretto. Talvolta riscontriamo problemi perché magari ci sono prodotti che sono difettosi, quindi non è soltanto una questione di marca, ma un prodotto che è difettoso, ci può essere un difetto diciamo di produzione, di lotto. Voglio ricordare anche i prodotti, come dicevamo prima, che ci sono stati segnalati nel tempo e che abbiamo richiesto anche segnalando al Ministero dello Sviluppo Economico l'intervento, ma anche il richiamo al produttore stesso. E più in generale quello che facciamo è riportare sui sistemi dell'alta rapida d'allerta e condividerlo con le istituzioni e le autorità preposte, cerchiamo anche di allertare il legislatore perché possa chiudere i famosi buchi, perché talvolta ci sono degli ambiti che una normativa copre, per esempio, portare alcuni esempi, sono le luci di Natale, piuttosto che alcuni dispositivi che non sono considerati, la normativa orizzontale è quella sulla sicurezza generale dei prodotti. Poi ci sono normative verticali, no? Normative verticali legate ai giocattoli, piuttosto che ai cosmetici, piuttosto che ad alcuni prodotti. Però da queste maglie, da questa matrice, talvolta rimane fuori qualcosa che non è magari un giocattolo esattamente, ma non è neanche esattamente un prodotto, magari un prodotto della prima infanzia, quindi non si capisce bene dove deve rientrare. Allora noi solleviamo il problema e indaghiamo, cerchiamo di mettere il dito proprio dove c'è una maglia larga e lo segnaliamo. Questo è stato il caso di alcuni giocattoli pericolosi che abbiamo segnalato e per esempio adesso la sfida che abbiamo di fronte è quella che il processo legislativo sulla sicurezza dei prodotti abbracci anche quelli che sono i software presenti in alcuni di questi prodotti. All'apertura dell'anno ho avuto modo e l'onore di intervenire nella presentazione dell'autorità sulle date personali riportando l'esempio di Kaila. Kaila è una bambola, un giocattolo che è stato commercializzato in tutta Europa, non in Italia, che ha degli evidenti problemi di sicurezza, in questo caso non di marchio, ma avendo un software che sostanzialmente consente l'interazione tra un minore, ma senza misure appropriate di sicurezza, in questo caso informatica, di cyber security, di fatto consentiva che quel minore, questo potrebbe essere lo stesso caso dei famosi smartwatch dei bambini, potesse essere guidato fuori dalla porta, oppure che i dati potessero essere caricati ancora una volta e trasferiti altrove. Quindi diversi tipi di violazioni, addirittura non solo quelli della sicurezza dei prodotti in senso classico, che comunque spesso devono essere implementati. Detto questo, c'è anche un altro tipo di livello di tutela, che è quello degli standard tecnici, di cui noi ci occupiamo anche, perché siamo rappresentati anche a livello di ANEC, che è l'ente per la rappresentanza dei consumatori rispetto alle norme tecniche. Quindi proprio quando c'è un regolamento sulla sicurezza, ovviamente non si può disciplinare al dettaglio, all'interno di un regolamento generale, di una direttiva, quanto deve essere grande, magari essere sicuro, o non essere magari riempito un dispositivo che potrebbe essere magari pericoloso, ma a livello di norme tecniche questo viene stabilito. E quindi laddove ci sono poi produttori che devono indicare come deve essere, quali sono le disposizioni tecniche per quel prodotto, ci sono anche i consumatori che dicono la loro e rappresentano magari quello che è il lato, il punto di vista del consumatore, affinché la tutela sia garantita per davvero fino in fondo. Però è un lavoro circolare, se vogliamo,
e last but not least, noi siamo sempre assolutamente concentrati sulla messa a terra, cioè su quello che effettivamente può succedere. Quindi se, per intenderci, dopo 20 anni di lavoro i toast hanno ancora le pareti laterali che producono calore, insomma, forse i produttori dovrebbero mettersi al lavoro per cercare non tanto di abbassare la soglia della norma tecnica, ma di risolvere il problema. Sì, abbiamo qualche domanda da Facebook che ci arriva in diretta. Allora, Lucia ci chiede, lei ha parlato di ambiti di intervento, di autoconsumo come banche, assicurazioni, trasporti, sicurezza e sanità. Qual è stato l'ambito di intervento più complicato in cui siete trovati a... Rispondiamo a questo, per magari raccogliere ad agire. Okay. E poi, sì, sono un'altra cosa? Ma è difficile dire, perché è difficile dire se è più importante la salute o i soldi. Ci sono state tutte battaglie significative, sono state tutte battaglie, io ricordo che per esempio legate ai servizi finanziari, quando è stata introdotta nel nostro paese la portabilità dei mutui, era uno dei provvedimenti, le famose lenzuolate della legge Bersani. In realtà Altroconsumo si mosse per fare una indagine sul campo, da cui scaturì che in quel caso, diciamo, solo 18 delle 20 banche su tutto il territorio rispettavano la legge. Quella segnalazione fu trasmessa all'autorità della concorrenza del mercato, che ha portato la sua indagine. E dopodiché sanzionò le famose banche che non stavano rispettando la legge. Quindi queste sono comunque battaglie importanti, perché danno la soddisfazione del dire ok, questo lavoro poi in realtà, no, di investigazione che magari facciamo sul campo, che le autorità non possono compiere, è un pezzo di un vaso più ampio che tende a portare la cosiddetta fairness nel mercato. Ma come ho citato prima, le battaglie sicuramente più complicate, perché è più difficile raccogliere l'evidenza, trovare quelle legate direi alla salute, e quindi a riuscire, diciamo, a produrre l'evidenza per poter veramente incidere su quello che è l'accesso alla cura, alla salute dei cittadini. Per quanto mi riguarda, sono quelle più sfidanti. Poi caso vuole che abbiamo portato avanti delle azioni collettive esercitori, in particolare nell'ambito del settore dei trasporti. Ora, non è che Altroconsumo sia un'associazione di utenti, diciamo, dei trasporti o di automobilisti, però ecco, salute, mobilità, servizi finanziari, digitale, cioè tutto questo, tutto adesso l'infringement che c'è stato, che non solo legato adesso a Cambridge Analytics, ma anche, no, vi ricorderete, al trasferimento di dati tra WhatsApp e Facebook, sono le sfide che abbiamo di fronte, tutte avvincenti, forse una più complicata dell'altra, però ecco, l'entusiasmo ci deriva dal fatto che le persone spesso, diciamo, ci premiano non solo dicendoci grazie, ma anche raggruppandosi intorno a noi, partecipando alle nostre campagne. Quindi il modo per far sentire la propria voce oggi c'è, questo è il messaggio che vorrei lasciare. Quindi non lasciamoci vincere dalla rassegnazione, partecipiamo attivamente, perché cittadini europei informati significa anche questo, quindi approfittare delle opportunità, non lasciarsi influire informandosi prima, perché gli strumenti ci sono. Grazie. Grazie ancora per la presenza, per la passione, come testa anche nei nostri una delle persone che c'è su Facebook in questo momento, è evidente anche dal dettaglio che configura queste attività. Adesso do subito la parola a Lorenza Pegoretto, che è il centro di autorità, e lascio a lei la sua presentazione. Noi spieghiamo cosa fa il centro di consumatori Italia per i nostri consumatori italiani e europei. Intanto saluto e ringrazio che sono grazie a tutti, diciamo, per il lavoro che ci ha portato in Italia.
che fa parte istituita dal Ministero europeo del 2005 ed ha principalmente lo scopo di fornire consulenza e assistenza ai consumatori europei. Mi spiego meglio, ogni centro europeo di consumatori è presente in tutti i paesi europei, oltre a essere la prima e si occupa appunto di fornire consulenza ai consumatori in materia di diritto dei consumatori. Quando diciamo il caso che ci sottopone il singolo consumatore è di natura transnazionale, ovvero il consumatore ha elevato le problematiche ma sotto in seguito all'acquisto di beni e servizi e ha come controparte un venditore, un professionista, un'azienda che ha sede in un paese diverso da proprio, in questo caso il centro per consumatori lo assiste nel vero senso della parola, non limitandosi a fornire consulenza che seppure a caso specifico, ma proprio gestendo il caso. La gestione del caso avviene in questo modo. Il consumatore è appunto come referente il centro per consumatori che assegna il proprio paese di residenza. Si rivolge al centro per consumatori, il quale se ravvisa che sia appunto il requisito della gestione del caso, condivide il caso con i colleghi del centro per consumatori che ha sede nel paese in cui risiede l'azienda o il professionista che è controparte nella. Quindi diciamo che l'Italia è questo, quindi i due centri europei consumatori che hanno sede in un paese di residenza e segregale consumatori e azienda condividono il caso. Quindi il consumatore italiano che ha una problematica, faccio un esempio, con una compagnia aerea per la cancellazione di un volo, per esempio, si rivolge quando noi condividiamo il caso con i colleghi che hanno sede nel paese in cui ha sede la compagnia aerea XY, i quali scrivono poi una volta al compagno. Quindi noi teniamo in contatto con il consumatore italiano e il collega del centro per consumatori straniero tiene in contatti con l'azienda o in questo caso la compagnia aerea coinvolta. Per contro il centro per consumatori Italia ha i contatti con tutti i trader, con tutte le aziende e i professionisti italiani e in seguito l'insorgenza di problematiche rilevate da parte dello scopo. Questa è, diciamo, l'iter. I contatti tra colleghi avvengono attraverso la piattaforma, attraverso la quale appunto noi ci condividiamo il caso, ci scambiamo la documentazione necessaria, le istruzioni del caso stesso, eventuali commenti e il feedback del venditore professionista e del caso. In che lingua vi parlate? In inglese. Il tutto avviene in inglese in modo tale che il consumatore di un paese europeo possa risolvere, si spera, nella maggior parte dei casi così, una vicenda assorta con una controparte straniera che parla ovviamente una lingua completamente diversa e quindi noi facciamo una trama. Il nostro è comunque un tentativo di risoluzione amichevole. Noi non abbiamo poteri di enforcement, non ci rivolgiamo a terzi, diciamo. Quindi cerchiamo, individuando le norme di riferimento, di convincere della fondatezza del reclamo del consumatore che si è rivolto al nostro cittadino. Quindi qualche volta potresti anche convincere il consumatore che non è fondato sul reclamo. Allora, questo dobbiamo venire in teoria prima. Infatti è una norma a verificare che tutte le circostanze addotte dal consumatore siano suffragate da prove documentali. Comunque il consumatore ci deve fornire prova
del fatto che tutto ciò che non ci sta raccontando non corrisponde a vero, in maniera tale poi da avere un certo momento attuale della trattativa per la trattativa parte. E questa è la quindi molto spesso ci ritroviamo a dover purtroppo dire al consumatore che il caso che non ci sta presentando non è fondato e quindi noi non condivideremo il caso. E avete rapporti solo con consumatori personalizzati, con associazioni di consumatori? Allora, per venire a un po' sì, 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 certo, certo. Torniamo all'inizio, sempre a continuazione, certo, poi consumatori. Noi in sostanza siamo, allora, certo, il consumatori è gestito in Italia per due sedi, la sede di Roma, e una sede di Bolzano, che è la sede Transfrontaliere. La sede di Roma è gestita dalla Adiconsum, che è l'Associazione Nazionale dei Consumatori, e a vari dati consumo, è riconosciuta e iscritta nell'albo del Ministero del Consumatore, quindi fa parte del CEPICE. E quindi la sede Transfrontaliere di Bolzano e viene gestita da CTC, che è un'altra associazione di consumatori del Trentino Adige. E siamo curiosi perché è a Bolzano, perché trasfrontaliera, perché c'è il bilinguismo, perché gran parte della popolazione della Adige, diciamo, è in sostanza un'ignoranza. Però ci sono consumatori anche in Valle d'Aosta, anche altri esteri. Ma quindi infatti si occupano, noi ci occupiamo di tutti i consumatori. Diciamo che chi parla la lingua tedesca prevalentemente, in questo modo ha la possibilità di avere un referente che parli la sua stessa lingua. Comunque anche a Gonzalo parla perfettamente italiano, ovviamente. Diciamo un pallone sull'altro che c'è il offre in italiano. E quindi insomma, diciamo che l'ambito di azione è quello del consumismo, cioè del rapporto che insorge tra consumatore e venditore di un'azienda professionista in seguito all'acquisto di beni e servizi. Diciamo che la normativa di riferimento è quella già citata dalla Luisa Giovanni, contenuta nel codice del consumo, che è in sostanza un testo unico, un compendio di normativa consumatoristica a tutela degli diritti del consumatore e si prevede la tutela del consumatore per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, quindi anche la garanzia legale e il diritto di accesso, menziona alcune fattispecie, e le clausole di asilo, le sanatorie, le pratiche commerciali scorrette, la mancata consegna, gli obblighi precontrattuali da parte del venditore, tutta una serie di disposizioni a tutela appunto della figura del consumatore. Oltre al codice del consumo, noi facciamo molto spesso riferimento al regolamento, alla strumenta diventata di esecutivi applicati in tutti i paesi membri, come ad esempio nel settore del sport. Moltissimi casi che hanno gestito riguardano proprio problematiche dei sentimenti sportivi. Si va dalla cancellazione al ritardo di un bagaglio di fondi alla perdita di ritardo di alloggiamento di bagagli. In questo caso, forse con questi sono numerose sentenze proprio in tema di accumulazione di aerei. Del regolamento anche di chiarimento di alcune diciamo, clausole o comunque alcuni passaggi della normativa che possono effettivamente lasciare spazio a varie interpretazioni, quindi molto spesso la Corte di giustizia europea ci ha proprio illuminati circa l'applicazione
di alcune disposizioni molto specifiche. Faccio un esempio: nel regolamento del Consiglio del 2004 è prevista la compensazione pecuniaria, cioè un forfè che la compagnia aerea l'obbligo non corrisponde al passeggero in seguito all'annullamento del volo qualora non vi siano cause eccezionali e quando la cancellazione è comunicata prima di 2 settimane dalla partenza. Allora, un esempio molto breve. La normativa prevedeva appunto il diritto a questa compensazione solo nel caso di cancellazione. Però molto spesso alcuni impatti sono talmente lunghi e creano bene o male gli stessi disagi della cancellazione. Quindi, la Corte di giustizia europea ha già da qualche anno emanato una serie di sentenze nella quale appunto dichiarava che un ritardo prolungato superiore alle 3 ore, creando gli stessi disagi della cancellazione, dava comunque diritto al passeggero al ricevimento di questa compensazione. Poi per quanto riguarda i bagagli, c'è la compensazione economica, quindi non sono in un quindi diciamo che gli ambiti in cui il consumatore reagisce sono questi. Comunque, anche se il caso non è una prima transnazionale, noi facciamo sempre comunque la consulenza al consumatore, cioè a noi presenti. Quanti casi di trattati non nasce? Allora, i dati del 2017 sono casi condivisi e gestiti con colleghi stranieri, 1250, mentre informazioni quasi 4.000, 1900 richieste di informazioni soddisfatte. Già quest'anno siamo a oltre 300 casi a marzo, appunto perché quello la mette in priorità, però già l'anno scorso abbiamo avuto molti più casi rispetto a precedenti. L'assistenza che fornite è gratuita? L'assistenza che forniamo è assolutamente gratuita perché la subvenzione è fornita dalla Comunità Europea, dal Ministero di Sviluppo Economico e per quanto riguarda la sede transfrontaliera anche dalla provincia di Trieste. Per cui questo è fatto sul nostro sito che è www.ecc-netitalia.it. I consumatori possono trovare su quali tematiche la normativa in titolo e un riferimento alla normativa specifica anche di farsi un vendita sia in italiano che in inglese, perché molto spesso il consumatore che deve scrivere prima la lettura direttamente con la controparte stessa straniera, magari non conoscendo la lingua, trova sul nostro sito un appunto anche con la parte in inglese. E quindi noi forniamo questo tipo di assistenza. In ogni caso, accettando questo, il consumatore che voglia un'utenda per prendere o far gestire a casa attraverso la nostra rete e deve in prima battuta tentare di risolverlo questo. Noi comunque siamo bisogno di assistenza o linguistica operativa della fiera, soltanto a fronte di una carta risposta della controparte o in caso di risposta non soddisfacente, allora il centro può gestire diciamo, il caso stesso. Il centro per consumatori fornisce anche informazioni al punto di contatto dell'Italia per quanto riguarda le informazioni relative al funzionamento della piattaforma UTM, che è una piattaforma istituita dalla Commissione Europea nel marzo 2016, 2 anni. E si occupa allo scopo di tentare di risolvere sempre stato inizialmente, ma online, eventuali controversie sempre risolte in materia di consumerismo tra consumatori. Questa piattaforma quindi online ha un accesso diretto da parte dei consumatori o sempre tramite voi? Noi ci limitiamo a fornire informazioni sul suo funzionamento, dove se nel caso possiamo aiutare il consumatore nel minuto comunque in caso il consumatore può accedere personalmente alla piattaforma, inviare il proprio piano alla controparte, può avere sede sia nella testa
essere un discorso, sempre dopo aver diventato direttamente il responsabile della situazione. Qualora il venditore o l'azienda intenda risolvere questa problematica attraverso la piattaforma, deve rispondere in 10 giorni e proporre un organismo di risoluzione delle controversie con un fatto. In questo caso poi con un soggettore si accorgono ciò che è l'innovazione e l'inoltre di tutto questo organismo, che ha comunque nella maggior parte dei casi dei costi, sono molto limitati, tempi brevi per la decisione. E so che avviene molto spesso, anche fortunatamente aggiungo, che non appena l'azienda del venditore riceve il reclamo da parte del consumatore, anziché proporre subito un organismo di distribuzione online, risponde direttamente, soprattutto risponde direttamente al consumatore e cerca, e spesso riesce, a risolvere la situazione direttamente con una trattativa dei compiti. Quindi, in semplice circostanza, esiste questa piattaforma online che induce le imprese e i professionisti a trovare soluzioni di compromesso. Devo dire che molto spesso i professionisti non rispondono, per esempio, perché sanno che tutto avviene su base volontaria, quindi non c'è nessun obbligo per il professionista di rispondere e tantomeno di accettare di risolvere la situazione per loro. Quindi spesso non rispondono. E qualora rispondano, è già un segnale di buona volontà e di disponibilità alla risoluzione. Quindi spesso si traduce anche la soluzione in questi termini. Quindi diciamo che la Commissione europea ha messo a punto tutti questi meccanismi per cercare di andare incontro ad una risoluzione bonaria, anche una strada iniziale. Come ripeto, il nostro servizio è gratuito, siamo aperti tutti i giorni, lunedì a venerdì, il consumatore ci può inviare i suoi reclami attraverso il nostro sito direttamente. In alto a destra sulla nostra home page c'è proprio un modulo reclami e cliccando il consumatore può avere accesso a questa procedura di sistema interattivo. Adesso il sito sta per essere, questo tipo di meccanismo sta per essere rinnovato dalla Commissione che ci sta lavorando, in ogni caso così anche il futuro, quindi dalla nostra pagina il consumatore ci potrà inviare direttamente via reclamo. Noi li valuteremo i requisiti, poi ora di loro che sono in grado di gestire a caso l'app, andrà a casa o documentazione utile alla distruzione del caso. E i consumatori ci contattano molto spesso al telefono, così sempre via, tre ore di tempo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, così come via chat, che è un mezzo che abbiamo messo a punto da pochi mesi, molto vivace, diciamo, quindi funziona per le stesse altre volte. E se ci fosse necessità di fornire l'argomento, poi dirottiamo il consumatore sul telefono, parliamo di oppure via attraverso l'indirizzo di mail @icc.it, riceviamo i quesiti dei consumatori e rispondiamo. Quindi questa è l'attività che ci andrà per l'Europa consumatore. Grazie avvocato Ferrenti, se ci sono domande adesso inviamo per la conclusione, così facciamo anche un po' tutti insieme. È evidente l'estremo interesse dell'attività che viene fatta dalla LCC, SSINET, soprattutto per i consumatori che operano in maniera transfrontaliera. Un commercio transfrontaliero è sempre più evidente, sempre più forte, quindi immagino che il vostro lavoro sia andato anche aumentando nel corso degli anni, così come va aumentando in ragione della consapevolezza che i consumatori hanno dei propri diritti. Quindi adesso, dopo aver visto un'associazione di consumatori volontaristica o finanziata in parte dai propri soci, e dopo aver visto appunto
il centro dei consumatori che invece è cofinanziato dall'Unione Europea, sono principalmente dall'Unione Europea e dal governo italiano, veniamo alla voce dell'autorità garante della concorrenza del mercato, Roberto Sommella, ci parlerà di come il governo italiano, il sistema politico italiano protegge i consumatori attraverso la sua autorità della garante della concorrenza del mercato. Roberto, a te la parola. Grazie Raffaele, grazie a tutti voi, grazie al popolo di Facebook che ci sta seguendo. Ma sì, noi a dispetto di un nome lungo, autorità garante della concorrenza del mercato, possiamo chiamarci autorità antitrust. Antitrust, lo dico per chi ci ascolta, è un termine inglese che proviene dalla prima legge antitrust che è stata fatta al mondo, che è quella americana, l'anno 1890, negli Stati Uniti si firmò un atto di legge che si chiama Sherman Act, che serviva appositamente a evitare la costituzione o il rafforzamento dei monopoli. In quel momento la vicenda più preoccupante per l'economia americana era il fatto che ci fosse un unico proprietario delle ferrovie. Le ferrovie erano l'unico modo per raccogliere un paese enorme e per certi versi ancora deserto, e dunque la legge antitrust nasce proprio per evitare il rafforzamento, la costituzione di un monopolio, antitrust. Ma io direi che alla fine chi ha capito bene lo spirito del corretto funzionamento del mercato e della protezione dei consumatori sia stato Abraham Lincoln, sempre un americano, rispetto al fatto che abbia cancellato la schiavitù negli Stati Uniti. Abraham Lincoln stabilì un concetto che è molto presente in tutto quello che facciamo per quanto riguarda il mercato: non puoi rafforzare il debole indebolendo il forte. È una frase fortissima, se pensiamo che è stata pronunciata da colui che ha cancellato, insomma, ha fatto il gesto più forte di rappresentanza, di solidarietà e di crescita nei confronti di soggetti più deboli, cioè gli schiavi. Eppure in questa frase c'è tutta l'azione, nel modo di vedere, che può fare un'autorità antitrust nazionale ed europea. Perché lo dice uno che è di parte, che lavora nell'antitrust, è anche europeista, diciamo un po' una mosca bianca, ma in questo momento possiamo francamente dire che l'autorità antitrust, le autorità che garantiscono il corretto funzionamento del mercato e che garantiscono la tutela dei consumatori, sono uno degli aspetti, una delle cose che funzionano di più in Europa. Perché? Ma perché innanzitutto io credo che ci sono quattro modi per ottenere cittadini. Questo incontro mi ha colpito molto, ha riesumato il termine cittadino consumatore, che non ascoltavo dai tempi di Pierluigi Bersani quando era ministro dell'industria. Quattro modi di essere cittadini. Il modo più semplice lo individuo ovviamente un greco, Aristotele: è cittadino chi vive nella città. Non c'erano limiti, bastava vivere. Un modo invece più articolato di cittadinanza europea fu quella dei nazionali francesi, quando stabilirono che era cittadino francese nel 1795 colui che viveva in Francia da un anno. Questo principio poi ha innervato l'intera storia e l'intera società francese, tutt'oggi poggiata su questo principio, quindi mette dentro le dovute modifiche. Poi c'è il principio pragmatico degli inglesi, John Locke: è cittadino colui che cede una parte di sovranità personale a fronte di servizi. Se ci pensate, la società inglese è ancora poggiata su questo principio di John Locke. E poi evidentemente c'è quello, diciamo, più ancora più pragmatico, che è il principio di cittadinanza di Weberaber, che dice sostanzialmente che chi è cittadino, chi si proclama. Ecco, il cittadino europeo, a dispetto del fatto che non c'è una costituzione che sancisca i diritti dei cittadini, è un po' tutte queste quattro cose. E la dimostrazione sta nel fatto che l'antitrust, l'autorità garante della concorrenza del mercato, ha la sua fortissima emanazione dal Trattato di Roma del 1957, che non stabilì i diritti di cittadinanza,
ma stabilire diritti di partecipazione. Alla fine noi operiamo, quando tuteliamo il mercato, gli abusi delle imprese sulle imprese, il ramo tutela della concorrenza, gli abusi delle imprese sui consumatori, il ramo tutela dei consumatori, stiamo tutelando dei diritti, stiamo tutelando dei diritti di partecipazione, il solo fatto che si viva, come dicevano costantemente le relatrici autorevoli prima di me, il solo fatto che si sta nell'ambiente comune europeo, nel mercato unico, a dispetto della lingua, a dispetto della razza, a dispetto di tutto, fa sì che ci siano dei principi di diritti. Non stiamo noi a guardare chi è che ci si mette a casa. Tra l'altro dico al popolo di Facebook che siamo l'unica autorità insieme a quella inglese antitrust, avere una pagina ufficiale autorità antitrust su Facebook, dove arrivano anche messaggi, segnalazioni. All'inizio c'era anche un po' di sconcerto, ma siete qui davvero, siete aperti, c'è qualcuno, le 2:30 notte arrivano anche questi messaggi, e prontamente rispondevamo a 6-7 della direzione delle azioni esterne a questi messaggi. Poi piano piano invece le persone hanno cominciato a conoscerci, a mandarci delle segnalazioni anche abbastanza interessanti. Noi siamo in questo contesto in cui, a prescindere, ripeto, dalla cittadinanza, noi garantiamo dei diritti che sono sanciti dal Trattato di Roma in forma molto semplice. Il 101 e il 102 del Trattato che stabiliscono che è vietato abusare della propria posizione dominante a discapito dell'ingresso di altre aziende in un mercato, o a discapito di aziende nascenti, o a discapito, in caso del, diciamo, dell'innovazione tecnologica attuale, che è startup, che voglia farsi altro, ed è anche vietato mettersi d'accordo per operare sui prezzi. Prova ne è un importante provvedimento che abbiamo preso giusto appunto ieri, quando riguarda le tariffe telefoniche, un provvedimento cautelare che ha imposto lo stop alle principali società telefoniche di imporre un aumento dei prezzi alla luce del ritorno alla tariffazione invece che era 28. Quindi noi abbiamo questa fronte. Abbiamo la fortuna di operare in uno spazio europeo in cui c'è grande collaborazione europea, ma soprattutto che c'è una forte emanazione europea che nasce dal Trattato di Roma. Arrivo a dire, e questo magari qualcuno addosso, diciamo, la normativa antitrust scorgerà la bocca, che noi stiamo garantendo un principio di cittadinanza. Il principio di cittadinanza europea, e stiamo garantendo nel momento in cui garantiamo la tutela dei consumatori combinando sanzioni, ascoltando quello che ci dicono le associazioni dei consumatori, che sono i nostri occhi sul mercato, perché dell'antitrust poi sono state 260 persone a sede solo a Roma, e insomma siamo pochini per tutte le cose che dobbiamo fare, e effettivamente noi quando interveniamo proprio con questo vincolo, con questo faro che esiste dal 1957, in tanta incertezza, e lo ridico di nuovo in palese conflitto di interessi perché sono fortemente europeista, è qualcosa che stabilisce il consumatore e il cittadino sono la stessa cosa, a prescindere dal trattino che giustamente è stabilito dal professor Raffaele Torino, cioè sono la stessa cosa, si stanno appaiando. Così come si sta appaiando il mercato unico alla società. Noi, chiunque voglia andare a vedere cosa prevede, ad esempio, la Consumer Rights, che è una direttiva europea che poi ha preso, diciamo, vita nel nostro ordinamento, nel nostro codice del consumo, sulla tutela dei consumatori, noi garantiamo la tutela dei consumatori nello spazio europeo, anche se qualche consumatore ha comprato in Italia un prodotto lituano, o viceversa, se si tratta dell'autorità lituana. Quindi siamo davvero, siamo la rappresentazione plastica di una realtà europea che funziona. Finisco qui lo spot, diciamo, promozionale dell'Europa che è dell'antitrust, per spiegare che poi in fondo l'azione antitrust, ancora poco conosciuta, ha una diciamo, ha un raggio veramente complicato, perché come dicevo noi applichiamo sostanzialmente due leggi. Una è la legge antitrust del 10 ottobre 1990, pensate, 100 anni dopo lo Sherman Act, 100 anni dopo lo Sherman Act nasce la legge antitrust
italiana, vi suggerisco di andarvela a leggere perché è molto sintetica, è scritta molto bene, è molto chiara ed è anche molto comprensibile a chi non è addetto ai lavori. La trovate sul nostro sito agcm.it ed è evidentemente figlia del passaggio storico che c'è stato in questo paese da un'economia prettamente pubblica, in cui lo Stato produceva panettoni come jet, ad una economia di mercato. E dunque, un po' a differenza del, parlo evidentemente, sto parlando un po' con l'accento per spiegare al pubblico che ci ascolta come funziona, un po' a differenza della nascita dell'antitrust americano, che sostanzialmente nacque per evitare che si rafforzasse mostruosamente un monopolio, la legge antitrust è stata promulgata in Italia per evitare che da un monopolio pubblico, evidentemente dove si produceva tutto, si passasse un monopolio privato nel momento in cui si è avviata la stagione delle liberalizzazioni. Noi vivevamo in un contesto non 100 anni fa, ma sostanzialmente 28 anni fa, in cui le banche erano pubbliche, la compagnia dei telefoni era pubblica, la compagnia aerea era pubblica e c'erano delle società che non erano nemmeno delle SPA che avevano sostanzialmente in pancia i principali. C'è stata la legge antitrust, c'è stato il governo Mano del 1992 che operò i primi passi fondamentali di privatizzazione delle famose società multinazionali come le e le film che viene imposto in una liquidazione proprio per diritto. Quindi insomma la legge antitrust nasce con questo obiettivo che resta da. Tant'è che ieri abbiamo provveduto a emanare un provvedimento cautelare nei confronti di quattro compagnie telefoniche diciamo che avrebbero posto in essere un cartello nel momento in cui sono tornate a fatturare a 30 giorni rispetto a 28, ma operando un analogo tutti quanti a un atto della tariffa stessa. Sicché l'emanazione è antica, ma l'azione è molto contemporanea, perché vi posso dire che nei nostri provvedimenti, sia di concorrenza che di mercato, c'entra tutta la vita quotidiana di una persona. Ci possono essere interventi sull'economia digitale, abbiamo fatto dei casi su WhatsApp, ci possono essere dei interventi sull'economia della salute, il caso di Roche Tavares che raccontava Luisa, che è un caso davvero molto importante di cui si è parlato in tutto il mondo. Noi abbiamo sanzionato per 180 milioni di euro due grandi multinazionali farmaceutiche perché si sarebbero messe d'accordo per vendere un farmaco sostanzialmente fondamentale per la cura di una malattia molto grave degenerativa dell'occhio, il farmaco più caro rispetto a quello più caro e con un impatto evidentemente non solo concorrenziale ma anche di salute pubblica e evidentemente anche di finanza pubblica, perché questo farmaco era rimborsato in servizio per la per dire diciamo la complessità del fenomeno e la complessità dell'azione. Poi siamo qualsiasi cosa che mi venga in mente, anche qui lo dico diciamo pro domo mea, effettivamente è all'attenzione dell'antitrust. Siamo intervenuti per primi nel caso del Dieselgate, sanzionando Volkswagen perché non aveva pubblicizzato a sufficienza diciamo anche nei documenti delle auto la loro diciamo la capacità di emissione per quanto riguarda i gas di scarico. Siamo intervenuti recentemente su un tema che è sotto gli occhi di tutti, io stesso me ne sto accorgendo negli ultimi tempi, che è quello dell'obsolescenza di alcuni apparecchi telefonici, di smartphone. Abbiamo quindi una visione del mercato, grazie anche a quello che ci segnalate voi, molto spesso direttamente da Facebook, quello che ci segnalano le associazioni dei consumatori è a 360 gradi. Non ultimo il fatto che poi l'antitrust, oltre a tutelare il mercato e il corretto funzionamento del mercato e gli abusi delle imprese
sui consumatori deve autorizzare anche le fusioni e le concentrazioni tra aziende. Questo è un aspetto molto importante perché sono una certa soglia, se un'azienda A compra un'azienda B va notificata all'antitrust assicurazione e deve essere anche autorizzata. Anche questo è un modo per evidentemente esaminare l'eventuale rafforzamento di posizioni dominanti sul mercato italiano e anche per capire come va e dove va l'economia italiana. Da giornalista economico che ha lavorato anche molto nel privato, che ha diretto i giornali, vi posso dire che è un osservatore straordinario, che si ha il polso della situazione nel momento in cui la situazione, diciamo, si realizza. Oh, e poi vi dico da giornalista che è un aspetto molto interessante e a questo punto è quasi unico dell'autorità antitrust è il fatto che le sue decisioni sono pubbliche. Sono pubbliche nel senso che sono pubblicate per legge, proprio previsto dalla legge antitrust del 1990 sul bollettino. Tempo era cartaceo, adesso si è dematerializzato, ma è un bollettino settimanale che è a disposizione, pubblicato sul sito tcn.it di tutti gli italiani qualora volessero analizzare più a fondo quello che sinteticamente noi promuoviamo attraverso comunicati di stampa, interventi, seminari come questi. Ecco qua, per esempio, lo faccio vedere al pubblico di Facebook, questo è il provvedimento di ieri sulle tariffe telefoniche. Chiunque lo può prendere, lo può stampare, sono 18 pagine, non c'è da avere paura, e si spiega evidentemente qual è stata la finalità della situazione. Quindi c'è anche, come dire, una platea pubblica importante nell'azione antitrust, perché siamo consapevoli, ed è consapevole il collegio, ed è consapevole il presidente Pitruzzella, che noi dialoghiamo anche con i cittadini italiani nel momento in cui noi garantiamo dei diritti che evidentemente sono sempre più importanti, perché c'è una richiesta anche che arriva dalla società di tutela, cioè di intervento. Io davvero guardo quello che mi arriva sulle mail, mi arriva appunto anche attraverso Facebook, attraverso Twitter, noi siamo anche molto social, e è raro che arrivino delle segnalazioni davvero sballate. Quindi questo va detto, sicuramente è un aspetto molto importante di educazione del consumatore che è stato svolto anche dalle associazioni dei consumatori, diciamo anche formazione della consapevolezza dei propri diritti, perché uno può, cioè, può anche reclamare qualcosa, ma se non sa che ha il diritto di farlo e non sa di avere dei diritti, è molto probabile che non possa nemmeno avere voce. E quindi se le associazioni di consumatori danno voce ai consumatori, ai cittadini, nel momento in cui alcuni diritti non vengono rispettati, l'antitrust è un vigile, è un giudice che interviene e sanziona e tutela questi diritti. Una domanda che mi viene spesso posta è come si finanzia l'antitrust. Utilizzo questa platea per sfatare a volte qualcosa che non viene considerato. L'antitrust si finanzia con soldi privati, quindi non entra un euro di lo Stato italiano, mi fa piacere dirlo, non costiamo un euro, perché sostanzialmente attraverso una fee molto bassa, sopra una certa soglia di fatturato, tutte le aziende italiane contribuiscono al bilancio dell'antitrust, un po' come succede per gli arbitri professionisti di calcio, che evidentemente non sono diventati, quindi non operano di loro. Nello stesso tempo, se noi non costiamo un euro, nello stesso tempo allo Stato diamo anche però un importante contributo. Vi do due cifre molto significative sulla nostra azione, che sono cifre appunto che mi ha appena fornito la nostra direzione dei sistemi informativi. Nel 2017 abbiamo combinato 444 milioni di sanzioni per quanto riguarda la tutela della concorrenza e 78 milioni di euro per quanto riguarda la tutela dei consumatori. La differenza sta in una cosa fondamentale che mi piace ricordare, perché appunto avete pensato sanzionato solo per 5 milioni di euro Volkswagen, che è un colosso mondiale, si sta parlando di cause leggendarie in tutto il mondo, per il semplice motivo che noi per quanto riguarda la tutela del consumatore non applichiamo la legge antitrust, ma applichiamo un'altra legge del codice del consumo che prevede che il massimo di tale delle sanzioni è 5 milioni di euro.
sono molto, diciamo, didascalico, perché io credo che sia giusto anche capire bene come funziona il termine. Molto spesso anche i colleghi mi dicono, ma insomma 5 milioni è un po' così, però non è che stabiliamo noi, cioè un po' come il vigile, che stabilisce il vigile l'inflazione e l'entità della sanzione, è previsto dal vigile, che è 5 milioni per quanto riguarda la tutela del consumatore, mentre invece per quanto riguarda la tutela della concorrenza è il 10% del fatturato. Ecco perché appunto in alcuni casi sono state nominate delle sanzioni molto importanti, come appunto quella che vi ricordavo di Rocio Martus, o altre sanzioni per quanto riguarda il cartello che è stato scoperto in alcune gare Consip nella pulizia delle scuole, oppure anche recentemente altri diciamo, provvedimenti che riguardano le società telefoniche. Quindi c'è questa discrasia dovuta non a, diciamo, alla discrezionalità, questo è evidente, ma lo spiega chi ci ascolta e ci vede, ci segue, ci vede, e ci legge nella fatto che ci sono quelli. Ma anche però è importante che l'autorità antitrust italiana sia un unicum diciamo, in Europa, perché è una delle poche autorità a occuparsi di tutte e due le cose. Cioè i tedeschi, che sono sempre un po', diciamo, all'avanguardia, anche la legge antitrust istitutiva del Bundeskartellamt in Germania è una legge quasi gemella alla nostra, in questo aspetto abbiamo un'emanazione molto simile, però l'antitrust tedesco si occupa solo di concorrenza. L'unico antitrust che si occupa di due aspetti che ci fanno avere, diciamo, una visione globale del sistema e di poter anche dialogare con i cittadini è l'antitrust italiano, che si chiama Competition Market Authority, che fa entrambe le due cose. Anche gli americani per certi mesi hanno degli aspetti di tutela differenti. Per quanto riguarda poi le sanzioni, seconda chiarificazione, perché così magari anticipo le vostre domande, che ci fate? È la cosa che si chiede più spesso, tutti questi soldi, mezzo miliardo, sa quanto è ricca la trasporta, no, questi soldi noi siamo costretti degli esattori, e come i vigili urbani finiscono direttamente in un capitolo di bilancio del Ministero dello Sviluppo, che poi questo capitolo di bilancio viene appartenuto con un decreto ogni anno dal Ministero dell'Economia, e si utilizza, diciamo, per la fiscalità generale, per andare in debito, per fare altri interventi. Quindi c'è anche un aspetto, diciamo, di restituzione sociale, al di là del fatto che evidentemente noi garantiamo e rispettiamo il diritto alla difesa, ma che non è un organo monocratico, l'antitrust è, diciamo, un ministro che si conclude con la decisione dell'antitrust, il processo poi è sottoposto al vaglio del TAR, che è il nostro giudice di prima istanza, e il Consiglio di Stato, che è il giudice di seconda istanza, diciamo, chiusa tutta la partita contenzioso, questi finiscono allo Stato e non restano. Questo è giusto per può spiegare come funziona. Evidentemente incontri come questi, col popolo della rete, e grazie a università che sono in questo senso anche illuminate, perché hanno capito che il mondo è anche fuori da questo ambiente, sono molto utili anche per spiegare chi è che ci tutela. Cioè io stesso, molto spesso, mi trovo a avere dei problemi con un mondo che si è fatto sempre più veloce, e poi anche con delle situazioni che possono non essere chiare. Penso alle tariffe, ma non solo telefoniche, alle tariffe elettriche per quanto riguarda la tutela, e al fatto che ormai tutti noi possiamo capire se un mercato è concorrenziale o meno vedendo lo stesso prodotto quanto può costare a seconda delle mani. Questo è un aspetto poi anche banale, no? Però per esempio sull'autostrada adesso abbiamo le pubblicità dei costi della benzina, quello è l'esito, no, delle varie compagnie petrolifere, quello è l'esito anche di un'azione di advocacy, si dice dell'antitrust, cioè di promozione della concorrenza, che per esempio, diciamo, è quello che stiamo facendo in questo momento anche presso le istituzioni. L'antitrust poi può fare segnalazioni, può impugnare provvedimenti, soprattutto può spiegare e chiedere alle istituzioni, in questo caso al Parlamento, di diciamo, modificare gli assetti normativi del nostro mercato, fatto attraverso la legge sulla concorrenza, che è stata peraltro per la prima volta approvata alla fine del
2017. Quindi incontri come questi sono molto importanti, perché tanto facciamo vedere che esistiamo, cioè carne ed ossa, come conosco appunto per la mia attività pubblicistica e meno per la mia attività antitrust, che vi posso assicurare è in defesa, perché noi abbiamo anche abbiamo un vasto progetto di educazione ai temi della concorrenza del consumatore nelle scuole. Pensate che siamo diventati un ente formatore, siamo su una piattaforma, io studio del Google, e giriamo in Italia presso le scuole, i licei e gli istituti, per esempio, che ci chiedono appunto di effettuare le lezioni sul tema. Quindi diciamo che con poche forze, ma con grande spirito, aiutato davvero tanto dalla situazione dei consumatori, perché evidentemente stando a Roma, a Piazza del Re, posso vedere tutto quanto, e il loro ruolo è importantissimo, cerchiamo di tutelare il mercato, di salvaguardare i consumatori, di sanzionare gli abusi, ma soprattutto di capire come sta andando il mondo, che cosa sta accadendo. Davvero negli ultimi anni ho cominciato a capire e a vedere che effettivamente c'è una grande richiesta di tutela da parte dei cittadini consumatori, eccetera. Comunque questo mi conforta, si comincia a fare, lo vedo anche dalle segnalazioni, a capire quello che può essere un abuso e quello che invece non è un abuso, a capire dove finiscono i propri diritti e dove iniziano i doveri delle imprese. Cioè c'è una consapevolezza che, diciamo, 10 anni fa, sono state fatte un po' più di 10 anni fa, le prime lenzuolate di liberalizzazione in Italia non c'è. Quindi diciamo che la crescita, questo io credo che sia dovuta anche poi al fatto che attraverso la rete, come diceva Luigi Giovanni, effettivamente non c'è soltanto, diciamo, l'apporto diciamo magmatico, informativo su qualsiasi cosa. C'è anche la possibilità di confrontare i prezzi, di confrontare le tariffe, di confrontare anche i vari servizi che ci sono. Tant'è che noi abbiamo fatto, lo potete vedere, abbiamo anche un canale YouTube che si chiama DCM Channel, 2-3 campagne promozionali insieme alla Commissione Europea sull'utilizzo corretto di internet, su la necessità di far rispettare determinati diritti, anche banali, che però ancora non si conoscono. Ad esempio, quando si compra su internet non è intuitivo pensare che c'è il diritto alla restituzione del bene dopo 14 giorni, non è intuitivo pensare e sapere che c'è la garanzia, così come quando si scende sotto casa si compra un prodotto di 2 anni, garanzia di 2 anni in tutto il territorio europeo. Non è intuitivo sapere che c'è l'onere del rimborso a carico delle aziende se si vuole che si abbia restituito denaro per il rispettivo, semplicemente perché si è cambiato idea, non solo perché magari perché si è comprato è difettoso. Questo abbiamo fatto una campagna nel 2015 con la Commissione Europea in tutta Europa, e l'Italia è stato l'unico paese che ha avuto, grazie all'antitrust, questa campagna trasmessa sulle reti, dai, tanto che ancora oggi molte antitrust dove mi chiedono come avete fatto, c'è una legge, si parla spesso male dell'Italia, ma praticamente in Italia c'è una legge che prevede le istituzioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono fare campagne promozionali sui canali della televisione di Stato, e che questi spazi devono essere forniti gratuitamente. E questo ringraziamo sia il Dipartimento di Editoria che il RAI, perché ha prestato davvero spazio ad una iniziativa di tutela dei consumatori importante che è stata fatta in tutta Europa. Una seconda campagna che abbiamo appena conclusa nel 2017, è sempre andata in onda sui canali RAI, la potete trovare su DCM Channel, ma anche sul nostro sito dcm.it, e quindi proprio sull'utilizzo di internet. Cioè, consapevoli che evidentemente la rete è un fattore di sviluppo, la rete è un fattore tecnologico di creazione di valore, evidentemente siamo anche consapevoli che va usata. E quindi questa campagna sostanzialmente sosteneva, promuoveva, suggeriva a tutti gli italiani e le italiane ad utilizzare in modo consapevole la rete. Pensate che due anni fa, l'ultima statistica che avevo letto, il 40% dei regali di Natale in Italia
è stato acquisito su internet. È una cifra, diciamo, molto consistente, considerando anche che proprio morfologicamente l'Italia è un paese più avanti come abbiamo detto. Quindi è importantissimo che la scelta consapevole del consumatore, soprattutto quando compra su internet, sia solo della vita, sia davvero consapevole dei diritti, sia davvero coscia che ci sono delle tutele del tutto analoghe e speculari a quando si sceglie sotto casa e si compra negli esercizi. Quindi è un mondo complesso. Io credo che noi viviamo per fortuna in una realtà contemporanea in cui è tra l'altro possibile, l'ho appena indicato sotto questo Facebook Live, segnalare via mail riempiendo un format e anche allegando il materiale alla antitrust, eventuali casi, come dire, sospetti. C'è un numero verde, c'è anche Twitter, a volte sul nostro canale Twitter noi abbiamo alla fine un total audience di 10.000 follower tra Facebook e Twitter e YouTube, anche segnalarci dei casi. Poi ecco, chiedo anche minimamente un attimo soltanto di pazienza, perché vi ricordo i numeri, cioè sono poi siamo bravi, siamo tanti, però siamo sempre 260 e veramente ci occupiamo di casi che sono molto diversi l'uno dall'altro, nelle due direzioni generali, quindi si parla di WhatsApp, ma appunto da casi complessi, perché evidentemente devono essere costruiti anche dal punto di vista delle prove, come quella dei cartelli oppure delle posizioni dominanti. Quindi intanto vi ringrazio di questa possibilità di parlare appunto al popolo della rete, come si dice, ma soprattutto vi suggerisco di andare a vedere quello che siamo, quello che facciamo, in modo da, diciamo, fare un fine tuning di tutte le possibili istanze che possono emergere da questo incontro, non far perdere tempo né a voi né a noi, perché a volte appunto c'è che ci chiedano anche, che ne so, qualcosa che è attinente da altre autorità di regolazione. Noi siamo un'autorità di vigilanza, c'è una differenza abbastanza importante tra le due cose, e abbiamo soprattutto questo potere sanzionatorio rispetto ad altre funzionali, e abbiamo questa forza che, ripeto, secondo me è molto importante, di rendere pubblici i nostri provvedimenti ogni secondo. Ecco, questo vuol dire che comunque chiunque può andarsi a leggere i provvedimenti e capire quante cose si fanno. Sono 20-30 provvedimenti a settimana, anche di casi importanti. Vabbè, io per ora mi metto alla prevenza. Grazie Roberto per questa appassionata cavalcata attraverso l'attività della tua antitrust. Tu hai giustamente ricordato una cosa che probabilmente non è stato un solo tema, anche gli altri tempi. Oggi abbiamo molto parlato di vigilanza, cioè la tua antitrust è una vera di vigilanza, quindi di reazione, come le associazioni dei consumatori proteggono gli interessi dei consumatori assistendoli nelle loro controversie, come il centro dei consumatori assiste i consumatori trasfrontalieri nei loro acquisti di servizi e beni trasfrontalieri. Ma dobbiamo anche ricordare che esiste un'attività di regolazione a tutela del consumatore. Da questo punto di vista la Commissione europea è sia soggetto in qualche modo regolatore, per una sorta di influenza legislativa, che sia soggetto di vigilanza. Mi fa venire in mente una cosa, che noi consumatori, io evidentemente come consumatori, non siamo solo protetti quando ci viene riconosciuto la tutela concreta di un diritto, ma anche quando l'Unione Europea prende delle iniziative che migliorano la nostra vita dei consumatori. E voglio citare uno. Oggi come oggi noi consumatori europei, cittadini europei, possiamo circolare liberamente nell'Unione Europea senza pagare le tariffe di roaming, che sono state eliminate grazie a un intervento legislativo dell'Unione Europea. E dal 1 aprile noi cittadini consumatori europei non solo possiamo circolare dall'Italia e dalla Francia senza pagare i roaming, ma possiamo addirittura portare sui nostri device, su iPad, piuttosto che sui nostri tablet e computer, i contenuti che amiamo, le serie televisive, i film dal 1 aprile. Questo grazie a cosa? A un'attività di regolazione svolta dal legislatore europeo nella sua essere Commissione, Parlamento e Consiglio.
Ora, prima di lasciare qualche domanda vi volevo un po' di domande, però non la ciascuna per ognuno di voi, per non far mancare nulla a nessuno. Parto da Roberto che ha parlato per lui. Hai parlato molto di quello che fa la Commissione di Trust in Italia, però hai parlato forse poco dei rapporti tra voi e la Commissione Europea. E quindi volevo che ci dicessi qualcosa su questo. Per quanto riguarda invece altro consumo, un chiarimento, perché abbiamo capito chi finanzia l'autorità di Trust, dove vanno i soldi. Non sappiamo, però, e allora faccio la domanda, io non so la risposta, però la faccio in modo che si possa spiegare bene chi finanzia le associazioni come altro consumo, perché anche lì c'è un giro no, di finanziamenti. E per quanto riguarda invece DC Sinet, il centro dei consumatori, sarei curioso di capire da quali parti d'Italia arrivano maggiormente le richieste di assistenza. Cioè, se c'è una focalizzazione, se ci sono consumatori più sensibili in qualche parte d'Italia, oppure, e quindi se la cultura consumeristica è diffusa in tutta Italia, oppure se ci sono dei consumatori meno avvertiti in qualche parte d'Italia. Chi vuole iniziare? Ti rispondo sulla Commissione Europea. Risposta a flash, l'autorità di trust nazionale e tutte le italiane, le altre autorità di trust fanno parte di una rete che si chiama European Competition Network, che si scambia informazioni e anche segnalazioni. Ove mai in Francia si sappia che c'è un cartello, in Italia i francesi ci avvisano e viceversa. A loro volta le autorità nazionali sono anche un po' il braccio armato dell'autorità antitratta della direzione della DG Competition della Commissione Europea, laddove ci siano dei casi transnazionali che impegnino per le dimensioni delle aziende più antitrust, quindi può capitare che l'antitrust nazionale faccia ispezioni a nome e insieme al funzionario della Commissione Europea, proprio perché c'è il mercato unico, poi ci sono pure le dimensioni delle aziende. Dal punto di vista dei casi, aggiungo e concludo, ci sono delle soglie che sostanzialmente prevedono quando una merger, cioè un'operazione di concentrazione e di competenza per l'autorità nazionale, evidentemente determinate soglie, e quando invece no, laddove siano ad esempio due grandi aziende, magari italiane, ma con i due terzi del fatturato all'estero, pur essendo evidentemente aziende nazionali, questa operazione viene esaminata dall'autorità antitrust europea, evidentemente con supporto costante e con il parere dell'autorità nazionale. Quindi anche qua devo dire, parlo sempre pro domo mea, in un palesissimo conflitto di interessi è un aspetto ma devo dire che effettivamente un esame statistico sulla provenienza dei consumatori non l'abbiamo mai fatto. Io ho la percezione che ci sia una più o meno equa distribuzione da parte di tutte le aree nazionali, voglio dire. Sì, direi che sì, una buona indicazione sì. Guardi, secondo me potremmo avere un numero molto maggiore di consumatori, probabilmente potremmo essere forse più famosi, diciamo, di quello che siamo, però voglio dire, più che i canali che abitualmente utilizziamo, web, anche eventuali eventi o brochure che distribuiamo, anche con la collaborazione della Consum, tra l'altro l'Associazione Nazionale dei Consumatori che gestisce di fatto a progetto comunque il centro per consumatori e sì, sta aumentando come dicevamo prima, probabilmente grazie all'aumento delle transazioni appunto degli acquisti transfrontalieri sicuramente e, potremmo essere più estesi, più efficaci quasi sul territorio, la rete potrebbe aiutarci senz'altro. Anche questo, per esempio, è un canale secondo me molto utile di diffusione della
di diffusione informativa, non solo dei diritti dei consumatori, ma anche e soprattutto dell'opportunità che i consumatori stessi hanno di utilizzare i nostri tesori per riuscire non solo a conoscere i propri diritti, ma anche a fare carriera e anche a livello di casa. Quindi, questo. Molti invece dei casi che provengono dall'estero, devo dire, potrei individuare la Francia, il Regno Unito, forse sono i paesi nei quali provengono maggior numero di diretti soprattutto alle società di noleggio, a qualche compagnia aerea, a qualche venditore online. Però diciamo che in quasi tutta l'Europa facciamo apprezzabili le considerazioni. Grazie. Allora, indipendenza, professionalità e prossimità sono un po' i tratti caratteristici di autoconsumo, e l'indipendenza si fonda su un bilancio che al 90% è costituito dalle quote associative. Le quote associative di autoconsumo sono una parte dell'offerta di servizi di autoconsumo, che è una rivista, e quindi abbiamo un bilancio di circa un'associazione di 5 milioni di euro, e il 10% che non è costituito da quote associative è fatto all'8% circa di progetti di ricerca e progetti finanziati. Allora, alcuni sono progetti europei come casarinnovabile.it, che è una piattaforma per aiutare le persone a scegliere i prodotti e gli installatori per efficientare la propria casa, che riguarda l'efficienza energetica, è un progetto Horizon, e tra l'altro sviluppato con la rete dell'Associazione dei consumatori con cui collaboriamo, tra l'altro è stato premiato da Enea e anche dalla Commissione Europea come uno dei migliori progetti, e c'è stato, diciamo, di nuovo il finanziamento, e i progetti nazionali che invece derivano dalle famose sanzioni combinate dall'autorità antitrust, spesso sono, diciamo, delle campagne di comunicazione, l'ultimo dei quali che ha condotto al tuo consumo è diritti in salute, non a caso, per aiutare le persone proprio a capire che cosa hanno diritto, se è corretto o no aspettare per una gastroscopia 3 mesi piuttosto che un anno, se effettivamente hanno bisogno di quell'esame. Quindi in realtà allineare i propri diritti rispetto, diciamo, a quelle che magari sono anche talvolta delle aspettative create dal marketing o dal mondo in cui siamo inseriti. Ultima cosa, attraverso quello che è il nostro bilancio, noi finanziamo il BEUC, che è in realtà per un terzo finanziato dalle quote, lo 0,45% del bilancio delle associazioni finanzia il BEUC. Per la restante parte del proprio bilancio, il BEUC è finanziato a sua volta sia da progetti comunitari che anche dalla Commissione Europea, che quindi assicura al BEUC la possibilità di rappresentare stabilmente la voce dei consumatori lungo tutto il percorso, il processo decisionale, perché altrimenti tanto bene che lobby dell'industria che hanno magari tutto l'interesse a far sì che, no, pensiamo al famoso discorso della omologazione dell'auto, le soglie oppure dei cosmetici, degli inquinanti siano il più basse possibile, perché appunto la regola diventa un ostacolo. Noi facciamo in modo che invece la regola sia il soddisfare le esigenze dei consumatori al meglio. Questo, diciamo, dovrebbe avvenire naturalmente nel mercato ideale o secondo Adam Smith, visto che l'illustre predecessore ha fatto delle citazioni americane. In realtà questo spesso non avviene se le associazioni dei consumatori, se i rappresentanti dell'interesse generale dei cittadini non convincono il legislatore della bontà di quella norma. Sul sito del BEUC, www.beuc.eu, trovate i successi, le campagne, alcune dei quali sono state citate appunto dal professor Torino prima, tra i quali appunto la portabilità
no, se io sono per esempio un abbonato a un servizio, posso poterne fruire di magari radio TV, non solo magari nel mio paese di residenza, ma in tutti i paesi comunitari, il roaming, la neutralità della rete, anche il regolamento sulla tutela dei dati personali che entra in vigore a maggio, è frutto di lavoro di anni delle associazioni consumatori per consentire per esempio il diritto alla portabilità di quei dati o il diritto all'oblio o per cercare di assicurare il consenso. E ancora la questione delle auto, l'alternative misure solution di cui si è parlato prima, farmacovigilanza, l'etichettatura dell'origine delle carni, cioè tutto quello che spesso si dà per scontato a partire dal contratto standard, a partire dall'etichetta. Ecco, quando si è tanto parlato mesi fa, no, degli accordi tra commerciali, Stati Uniti, diciamo America e l'Europa e gli accordi multilaterali che in realtà sono andati a pallina, il famoso TTIP, eccetera. Ecco, lì quando ti confronti con altre parti del mondo, o anche pensando al nostro stesso continente da Brexit, forse guardandosi indietro ci si rende conto di quanto l'Europa ha fatto per noi e di quanto in realtà solo chi magari come me comincia da una certa età, se cioè, forse dalla libera circolazione sulle merci, delle persone, dalla possibilità di studiare all'estero, alla possibilità appunto di avere un risarcimento se mi ero in ritardo, su tutti i diritti che se non fossimo cittadini e che il consumatore europeo non avrebbe. Grazie. Non so se ci sono domande tipo presenti in aula o dalla rete. Grazie ragazzi. Dalla rete moltissime richieste sulla modalità di contatto delle tre associazioni, però le abbiamo, le possiamo ripetere velocemente, sì. Allora, il nostro sito è www.ecc-netitalia.it. L'indirizzo email è info@ecc-netitalia.it. C'è la chat accessibile da home page del sito e anche il telefono postale 06 4423 89. Ripeti quello che hai scritto, però Roberto è stato bravissimo perché è davvero comunicatore, mentre parlavamo riusciva anche a postare il link, però vi ripetiamo perché il sito è ggcm.it, da grandi conferenze del capo.it, pagina Facebook Autorità Antitrust, indirizzo Twitter antitrust_it, indirizzo civico Piazza Verde 6A 00195 Roma, centralino 06 45 82 11, e mi trovate anche con me il personale responsabile dell'Antitrust, mi scrivono anche su Facebook. Questo è, diciamo, è il complesso, c'è anche il numero verde che voi trovate, è attivo tutti i giorni, sabato, evidentemente il sabato. Penso che sia tutto. Aggiungo che c'è anche una notifica che conduco personalmente su Radio Radicale, che è molto seguita il martedì mattina alle 9:30 dopo la rassegna stampa del mitico Bordì, quindi c'è anche un drive, diciamo, di share corposo che si chiama appunto un bollettino di trasso, un po' come mia medaglia. Grazie. Allora, www.altroconsumo.it, il sito di Altroconsumo, siamo anche presenti su tutti i canali social, YouTube dove trovate tutti i video, dicevo, tutorial e altro ancora, c'è anche un CRM social, quindi potete anche fare direttamente domande sia sulla pagina Facebook di Altroconsumo, pur non essendo soci, nonché anche su Twitter, su Instagram, e c'è la possibilità per 4 euro di provarci, quindi un accesso limitato a tutti i nostri servizi, banche dati, pagine dei reclami, i nostri 80 avvocati sono ovviamente al servizio per difendere i diritti e convinciamo e speriamo che
possa crescere una generazione di consumatori, diciamo, oltre che a pensare però al soddisfacimento del proprio bisogno, scelga veramente di sostenere il nostro lavoro per migliorare un pochino l'ambiente in cui viviamo. Grazie. Allora, dalla regia mi dico che c'è un'ultima domanda per Roberto. Sì, una domanda dall'attualità. Qual è la posizione dell'antitrust sui recenti fatti che hanno coinvolto Facebook? Ecco, la domanda. Allora, noi evidentemente sui fatti di Facebook non esprimiamo opinioni, è più un tema, diciamo, di privacy. Suggerisco e faccio pubblicità agli amici cugini dell'autorità della privacy di seguire quello che ha detto recentemente il presidente Antonello Socco. È un aspetto, diciamo, in questo momento più di privacy che di concorrenza. Posso dire che per quanto riguarda WhatsApp abbiamo avuto un intervento su, diciamo, una scarsa informazione dei consumatori quando WhatsApp ha effettuato un aggiornamento del proprio sistema che lasciava indurre a tutti i consumatori che chi non facesse l'aggiornamento perdeva il servizio, cosa che non era vera. E per quanto riguarda Facebook posso dire invece che gli amici tedeschi hanno in corso un'istruttoria, l'antitrust tedesco, che è a cavallo tra la concorrenza e la privacy, perché in quel caso c'è anche un aspetto di privacy. Per quanto riguarda, concludo invece, l'amplissimo mondo del big data, dunque anche i grandi player della rete, dunque anche i grandi social network, abbiamo in corso un'indagine conoscitiva proprio sul tema dei big data e sull'ampiezza, sul volume e la capacità di penetrazione del mercato e di trasformazione del mercato, indagine conoscitiva che non è un'istruttoria, sta un po' come la lastra all'operazione di Ludwig, cioè non serve poi quando si fa una lastra porta un sale operatore, però servirà evidentemente a capire bene questo mondo e credo che la concluderemo nei prossimi mesi e sono anch'io molto ansioso di leggere e di sapere di più. Grazie Roberto, grazie anche a Luisa e a Giovanni, a Lorenzo Pecoretti, penso che sia stata veramente una mattinata molto interessante e utile per diffondere conoscenze in materia di diritti e protezione dei consumatori. Certo c'è ancora molto da fare, anche le domande che abbiamo da rete ci fanno capire che a volte c'è ancora confusione tra privacy, concorrenza e altri profili, ma questo è più che normale. Lavoreremo anche su questo. Vi ringrazio veramente tutti e faccio un'ultima comunicazione. L'ultimo seminario del progetto per una sana e robusta cittadinanza europea si svolgerà il 5 aprile prossimo, sempre alle 11, saremo sempre qui, sempre in diretta a Facebook, e l'argomento questa volta sarà per una cittadinanza europea inclusiva, cioè cosa fa l'Unione Europea attraverso i suoi programmi, i suoi fondi, le sue istituzioni per combattere l'esclusione sociale sia rispetto ai cittadini europei sia rispetto alle persone che vogliono eleggere l'Unione Europea come loro futura casa. Ringrazio tutti, vi saluto, ringrazio anche i presenti e ci vediamo presto su questa diretta. Grazie. Grazie.